programmazione sul web, il discorso di Beppe Grillo. Sarà speciale, sarà micidiale, sarà un anno indimenticabile. Così vediva il 2013 Beppe Grillo il 31 dicembre del 2012, perché ai discorsi di fine anno il leader del Movimento 5 Stelle ci aveva in realtà già abituato. Già nel 2007 raccontava agli italiani che si stava andando con ottimismo verso la catastrofe, e così per i 31 dicembre successivi. Ma quest'anno, oltre il discorso, c'è la sfida, niente meno che a Giorgio Napolitano. L'intenzione dell'ex comico, infatti, è quella di tenere un vero e proprio controdiscorso da mandare in onda esattamente nel momento in cui, attraverso gli schermi TV, il capo dello Stato parlerà al Paese. Lui, Beppe Grillo, alle 20.30 farà altrettanto, ma come sempre dal suo blog. L'annuncio arriva nel giorno in cui un post su Facebook, sulla pagina di Grillo, scatena una valanga di polemiche. L'ex comico mette online un video che raccoglie l'intervento in aula di due deputati, uno di SEL e uno di Scelta Civica, che chiedono l'accelerazione dei lavori così da permettere a tutti di raggiungere le famiglie per Natale, e i commenti arrivano a centinaia. Si va dal semplice vergognatevi agli insulti e alle minacce. Ma quali famiglie? Direttamente al crematorio. Assassini statali, scrive qualcuno. Ci penso io a mettervi del tritolo in tutte le poltrone, commenta qualcun altro. I diretti interessati, Andrea Romano e Titti Di Salvo, fanno notare che anche i deputati 5 Stelle erano d'accordo a sospendere i lavori per Natale, ma SEL annuncia anche che di quei commenti via Facebook Grillo dovrà rispondere in tribunale. Daria Paoletti, Sky TG24.